Bobby Solo e la figlia Veronica Satti hanno sancito definitivamente la loro pace durante la puntata del Grande Fratello 15, andata in onda martedì 29 maggio 2018, su Canale 5, il cantante e la concorrente della 15ª edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso si incontreranno lontano dalle telecamere. Bobby Solo, però, ha rassicurato ulteriormente la figlia con una serie di gesti e sorprese che la 27enne genovese ha ricevuto durante la semifinale del GF15. Inizialmente, Veronica Satti ha letto il contenuto di un SMS che il padre Bobby Solo ha spedito direttamente a Barbara D'Urso. Il contenuto del messaggio è il seguente. Carissima Barbara, ribadisco ancora una volta che, da parte mia, c'è tutta la volontà di riabbracciare mia figlia Veronica per poi lasciarci finalmente alle spalle le spiacevoli vicende che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Tuttavia, non desidero che la nostra riconciliazione diventi un caso mediatico, tutto accadrà lontano dai riflettori. Non appena Veronica uscirà dalla casa del Grande Fratello e auspico di vederla uscire vincitrice. Veronica Satti, appena ricevuta la notizia, ha urlato dalla gioia. Successivamente, Veronica ha ricevuto in regalo una serie di 45 giri incisi da Bobby Solo ed è venuta a conoscenza del fatto che suo padre, tanti anni fa, scrisse una canzone dedicata a lei, un brano che, però, non fu mai inciso. Per l'occasione, il cantante ha deciso di tirare fuori la canzone dal cassetto, di inciderla e di farla ascoltare alla figlia Veronica che, in questo caso, si è commossa. La canzone si intitola Torno da te e alcuni versi recitano così: passano i problemi, quei giorni non ci sono più, cerco tra le foto che non ho fatto mai, passano i tuoi sogni come i giorni, ti cercherò ma tu chiamami, io saprò che ritorno da te, io corro da te.